e mettiamo e ci dà quella linfa per poter poi proseguire in quel cammino che è la nostra vita. Respiro di vita perché? Perché l'ozonoterapia, che è una pratica che è stata, diciamo così, fondata da von Siemens. Questo von Siemens vide durante la guerra mondiale che con l'applicazione dell'ozono, che è una forma arricchita di ossigeno, che ha come formula chimica O3, le ferite nei pazienti che gli arrivavano guarivano prima e non si infettavano. E difatti la cosa fondamentale che fu subito rilevata dell'ozono era proprio questa, cioè la capacità, l'alta capacità che aveva rispetto a quelle che potevano essere attacchi di tipo batterico o virale, e difatti rispetto al cloro 100 volte superiore la sua capacità antibatterica e antivirale. L'ozonoterapia è praticamente una terapia che si avvale di questo gas che è l'ozono. L'ozono, noi sappiamo, ci protegge intorno alla Terra dalle radiazioni ultraviolette e ha molteplici diciamo così, proprietà. Quello che già vi ho detto, che in natura è il più potente disinfettante. Questo che cosa ci fa pensare subito? Ci fa pensare all'enciclica di Papa Francesco, che è molto, che è rivolta soprattutto anche ai paesi meno fortunati di quelli occidentali. E difatti l'ozono, sono in corso varie sperimentazioni, varie applicazioni dell'ozonoterapia in Africa. Nell'Africa, poi vi dirò in seguito, perché in Africa ci sono delle sperimentazioni reali che danno dei risultati realmente incredibili.